10 lode. È stato veramente più di quello che mi potevo aspettare, più di quello che probabilmente in tanti da casa si potevano aspettare da me. E mentre ero lì sul campo delle finali, man mano ogni scontro che passavo ci credevo sempre di più e ho detto questa è la mia occasione, è l'occasione di comunque di riscattarmi dopo il quarto posto di Rio e ce l'ho messa veramente tutta e ho dato il massimo e questo ha pagato. Devo dire la verità, me lo immaginavo già la notte prima, quindi sono ormai 2 giorni che in totale avrò dormito più o meno 5 ore e me lo sognavo, ce l'avevo in testa e ero già col cuore, ero già sul podio. Poi bisogna stare comunque coi piedi per terra fino all'ultima freccia e ho passato il primo scontro, l'ho passato comunque allo shoot-off, quindi una freccia decisiva, o dentro o fuori. Ho fatto un 10, quindi il massimo punteggio e lì si è acceso qualcosa ancora in me, qualcosa in più. Avevo quel mood che serve nel nostro sport, nel tiro con l'arco, in cui mente e corpo sono connessi e veramente colto l'attimo. Guarda, io sono felice che questa cosa comunque sia saltata fuori, però spero che non sia una copia e incolla di come è stato per Rio, perché comunque dopo il titolo delle Cicciottelle è stato purtroppo è passato in disparte l'effettivo risultato che l'Italia aveva portato a casa. E quindi sì, adesso c'è anche questa cosa, sono comunque felicissima di come è andata. Comunque mi hanno fatto una sorpresa, Chiara e Tatiana, le mie compagnie di squadra, mi hanno saputo, hanno fatto questo video, hanno contattato Sanne e è stato veramente emozionante e bellissimo. Però ripeto, questa volta c'è la medaglia al collo ed è questa la notizia. Me ne sto accorgendo in queste ultime ore, dopo il risultato di ieri sono veramente fiera di far parte di questo movimento, di questo filone tutto il femminile di medaglie, comunque di successi. E non voglio dire di rivendicazione, però vogliamo far sentire la nostra voce perché ci sono anche le donne con le forti e quelle che vincono.